Signora gentilmente, mi fa la ricevuta fiscale? La ricevuta? Non c'è problema, Carmelo. Lo scontone, eh? Allora, non si disturbi, guardi, no, faccia no, il prezzo com'è. No, uno scontone, uno sconticione. Non si preoccupi, faccia il prezzo com'è. 5 euro. Non nominare mai più quella parola in mia presenza, ma che tassa è tassa? Ma signore, ma che sta succedendo qua? Ragioniere, quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia. Cassa la tassa, non se ne pagano! Il disastro greco può essere imputato a due fattori che si sono rivelati determinanti. Un'altissima presenza di aziende pubbliche che nel momento di massima crisi hanno riversato i propri debiti sullo Stato greco. La seconda è la corruzione, un elevato numero di politici corrotti che non ha certamente favorito il momento difficile che ogni paese della Comunità Europea ha attraversato durante questa crisi economica. Anche in Italia la corruzione esiste ed è tanta. Per fortuna in Italia abbiamo una colonna vertebrale di industrie che rappresenta il vanto del nostro paese, industrie che continuano a fare utili, ma anche nel caso di loro perdite queste non andrebbero a pesare sulle finanze dello Stato. Basta aprire i nostri giornali, ascoltare la televisione, i telegiornali. Insomma, ormai la corruzione si dirama in qualsiasi direzione, è ovunque. Le regioni che magari spendono soldi pubblici, assessori o anche consiglieri regionali che pagano il conto nei ristoranti con le carte di credito della regione. In questo, per esempio, la Procura di Bologna ha messo sotto indagine 41 consiglieri della regione Emilia-Romagna per i rimborsi richiesti indebitamente. L'accusa è principalmente quella di peculato. Ma questo è soltanto uno dei tanti casi. Se veniamo poi all'inchiesta sulle grandi opere per la quale si è dimesso il ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi, tra i 51 indagati anche Graziano Patuzzi, ex sindaco di Sassuolo. Veniamo al fatto del giorno, CPL Concordia, il sindaco di Ischia, Giuseppe Giosi Ferrandino e altre 9 persone, tra cui dirigenti del colosso appunto delle cooperative modenesi, sono state arrestate nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli su tangenti pagati per la metanizzazione dei comuni dell'isola campana. Io potrei andare avanti all'infinito perché ormai i nostri giornali si occupano in grande parte di questi casi, di questi nostri politici corrotti. E sono corrotti trasversalmente, ovunque, lo sono a destra, come a sinistra, come al centro, e evidentemente è un fatto endemico. Ma la cosa che vorrei fosse portata alla vostra attenzione è un'altra, cioè non è tanto la giustizia, il fatto che questi signori possano andare dietro le sbarre, il fatto che poi venga emessa una sentenza, sta di fatto che nell'incertezza comunque della nostra giustizia c'è un fatto assolutamente chiaro ed evidente, cioè i nostri partiti politici sono sempre esenti da responsabilità. Per cui se il ministro Lupi sbaglia non è mai colpa del nuovo centrodestra, se sbaglia qualcuno del PD non è mai colpa del partito, così come se sbaglia qualcuno di Forza Italia o qualcuno del Movimento 5 Stelle o della Lega non è mai colpa del partito, ma è anche colpa nostra, perché come potrebbero pagare i partiti politici se non politicamente, se non nel momento in cui ci chiamano ad esprimere un nostro parere politico? Cioè se loro uomini continuano a sbagliare e noi cittadini italiani continuiamo a dare il voto sempre lì, non cambierà mai la situazione. Al di là che potrebbero inventarsi un meccanismo per cui
alle elezioni politiche successive, un partito che vanta, per modo di dire, personaggi loschi nel proprio ambito che hanno sbagliato, dovrebbero essere decurtati di un 5% del consenso. Ma questo è soltanto teoria, questa è solo provocazione. Quello che conta, i veri giudici, dovremmo essere noi a colpirli nel momento in cui non dovessero dimostrarci l'attenzione, soprattutto nella scelta degli uomini che ci governano.